Bravo. Quanti anni hai, Andrea? 17. Bene. Lui fa parte dei lunghisti? O dei tripisti? Sei un tripista? Le gambe lavoravano una in una maniera, l'altra in frenata, ok? Tu con questa gamba destra tendevi a cercare di prendere, sì. Con la sinistra lo aspettavi proprio, e anche la parabola del salto era diversa. Rimani infilato con l'idea di scorrere, ok? Quindi non aspettare, bravo, non aspettare. Gamba, l'arto libero destro veniva tirato su, l'arto libero sinistro aveva un attimino più di scorrimento, okay? Quindi cerca di uniformarlo. E adesso lo vediamo, ti cambio esercizio. Vai. Non c'è. Non c'è Elisa? No. È dentro. No. Allora, mi ricordo il cognome Beretta, giusto? Alessia. Se me lo ricorderò ad oggi. Allora, l'idea la puoi migliorare semplicemente al posto di fare questo, vedi? Se tu fai questo e questo, stai tirando il ginocchio. Da quel punto il tuo piede per andare avanti fa questo, invece tu devi scendere e lasciare questa gamba che vada qui. Ok, invece tu adesso balzavi qua, dato che mi ho detto di farli un pochettino più con le gambe tese, qui l'idea è più, ok, più lì, in modo che gli sto bene sopra. Vedete, tu hai fatto un balzo più simile al balzo. A forzarlo. Allora, l'idea poteva starci, però c'è una cosa, lo vedete anche nei salti in lungo, a volte vedete delle belle presentazioni qua, poi da qui, se faccio questo e questo, è una brutta presentazione, all'ultimo secondo la rovino, da qui, sono qui, questo, il mio bacino sale sopra l'appoggio, se invece sono qui, davvero, nei filmati lo vedi? Salti in lungo, vedi uno che qui è perfetto con i suoi 70 gradi allineato, poi all'ultimo momento questo. Questo vuol dire track, track. Finito. Lo aspetti, invece da qui dovrebbe essere questo. Allora creo supporto. Il tuo era biomeccanicamente è corretto, però se poi gli applicavo la parte dinamica, un pelo lo aspettavi. Quindi, bene questo, chiamalo, anticipa un po', ok? Non cacciare avanti, salici sopra, spalle dritte. Allora, lei dovrebbe, dovresti cercare di stare molto più allineata, invece eri qua. Se stai qua, automaticamente, guarda, il corpo non imbroglia, è una linea, ok? Quindi andare un po' qua, devi stare più dritta sopra e cercare i piedi, però anche più piano, solo questo, in modo che hai l'allineamento fisso, presa sempre attiva, puoi lavorare di più sull'uscita e basta. Solo quello, però non andare come se tu andassi in posizione, no, no, ci sto sopra. Sto stando che se vado a 1, mi vado a 0,8 o a 1,2. Attiva, 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 attiva. Allora, lei la presentazione ce l'ha anche giusta, è buona, però manca quello, l'allineamento c'è, è abbastanza, l'allineamento c'è. Passato bene? Già sono 2 anni. Brava, sì.
Ok. Ciao. Coffee break è sostenuto da Elisa che oggi fanno gli anni. No, lei. No, so. Cosa studi? Cosa studi? Buongiorno però. Vai! Allora, uno, l'intensità non era quella richiesta, è andato troppo forte. Due, era una protesa avanti lunga, ok? Cioè nel senso, non hai fatto dei balzi, sei partito e hai fatto questo. Ok? E un po' l'hai anche incrociato qua, hai visto? Invece queste devono avanzare su due binari. Più piano, più piano. Cascarci sopra, attivo, attivo. Non sai più che sta. Chi lo allena? Paolo. Beh, poi un salto però. Poi non lo porto in gara. Allora mi è stata buttata una palla facile. I test servono, ma non determinano la prestazione. Mai. Soprattutto certi tipi di test. Se voi mi dite che per un saltatore correre tra due fotocellule ha una buona velocità in aumento è un buon test. Se mi dite che fa con 10 appoggi 7,60 di lungo è un buon parametro. Ma se mi dite che fa 110 di contatto e 75 di altezza è un buon parametro, ma non vuol dire niente per il salto in lungo, per il salto dritto. Non è correlato. Come non è correlato fare 100 kg di strappo. È funzionale, è utile, ma non è correlato. Il famoso cerchio dovrei parlare. Vai. Spalle avanti, fallo passare. Ok, allora, questo è un esempio buono. Lui è partito con le spalle qua, e aveva frenata. È riuscito a spostare le spalle avanti, un po' di frenata c'era, perché lo prendeva qua. Però non era un preso qua, era un preso qua. Quindi, a volte, come vi ho detto, ci sono persone che sono in grado di andare a terra qua e di passare. Certo che se vanno a terra qua e voi vedete, questo non è buono, anzi, è molto male. Tu l'hai già fatto? No, non si è messo brutto. Grazie, attivo. Vai un po' con l'anca, entraci con l'anca. Ok. Ecco, ti eri lì prima, no? Sarà un disastro, stasera sarà brutto. Ascolta, nei balzi non si balza mai qua, ok? Bisogna essere attivi in presa, quindi io sono attivo e poi lo posso più o meno lasciare. Il primo l'ho lasciato di più, il secondo ho cercato più attività, però devo sempre far passare il carrello, la catena, chiamalo, devo sempre dargli il vantaggio, no? Se invece lo tiro via, spesso lo tiri con l'arco libero. Qua di nuovo. Allora, adesso fate
4-5 appoggi di balzata, non violenta. E da quella passate al basso. La balzata serve semplicemente ad essere attivo a terra. Ma nella balzata l'arto libero mi si spara qua. Quando poi faccio un balzo mi si spara qua e la lascio avanzare. Basta. Non ho capito i due appoggi iniziali, come da... Bravo. Prima ribaltava, questa qua è strana. Allora, i primi due appoggi cos'erano? Ha detto di fare 4-5 appoggi di balzata, erano la balzata quelli. E poi passare in balzo alternato. Esatto. Hai fatto un po' più corsa che balzata. Faccio palli più balzata. In modo che poi lì ti riesci a distendere un po' di più perché sei rimasto un po' chiuso qua. Avete paura? Fate i primi 3-4 appoggi di balzata. E poi diventa balzo. Cosa cambia? Nella balzata c'è più questa azione, ok? Ed è più corto perché c'è questa e questa azione con grande estensione lì. Nel balzo, questa azione violenta dell'arto libero la lascia andare di più. Quindi la gamba dietro la rilassa. Ok? Posto? Balzo. Se voglio fare un 3,5 chiudo veramente. Forzare però, controllala. Sì! Dai! Aveva, allora, dinamicamente mi piaceva. Dinamicamente mi piaceva. Uno l'ha preso anche corretto, gli altri aveva un po' il culo basso, perdonate il termine, però rendo l'idea. E questa azione gli è un po' scappata. Però l'uso dell'arto libero e la decontrazione in aria c'era. Promosso. Veramente, potete far passare il tempo? Io non ho problemi, per quando arrivo a casa dormono tutti, quindi posso arrivare anche più tardi. Occhio alla caviglia, è rimasta tutto uguale. Sei rimasta tutto uguale. Non hai afferrato. Poi devi trasformare in balzo. Però la tua corsa balzata era un po' qua e non qua. Cioè, tu hai fatto la corsa balzata un po' qua. Invece la corsa balzata devi pensare che è qua, giù. È scappato. Ok, potrebbe separare. Ok, sono state. La sua è stata un'esecuzione senza sensazione di continuità, no? Quindi invece il passaggio dalla balzata al balzo. Mi sono accorta l'età che hai fatto fatica. Chi è che l'allena? Camillo, quindi roba tua. Allora, quello che hai fatto è corretto. Corretto. Però, per quello che riguarda me, era un po' troppo preso tirato. Ok? Un po' troppo preso tirato. Ok? Voi dovete sempre ricordarvi che quando vado giù, spingo avanti il mio corpo, non devo prendere e tirare. Ok? Quindi vuol dire che devi prenderlo leggermente più sotto e non l'avanti, perché se lo prendi là
avanti, lo prendi là, ti trovi quasi sempre così. E da qui per uscire e tirare su la gradinata, ma non è il caso perché non è più la strada. Una volta, arriva. Sembra un po' le punte, sembra un po' questa azione di presa, Elisa, sembra un po' questa azione di presa aspettata avanti con le punte.